Questa volta non è un'occupazione, precisano i partecipanti, ma una mobilitazione per richiamare l'attenzione sulla questione delle commissioni permanenti. Così i parlamentari a 5 Stelle si sono dati appuntamento nella sala del mappamondo della Camera, dove sono in corso le audizioni sul decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, e al Senato per discutere di quelle che considerano le loro priorità. Io inizio a pensare che sia un ricatto dei partiti, francamente, perché è come se dicessero: se voi non fate il governo noi blocchiamo tutto il Paese e anche il Parlamento, perché ribadisco, nulla osta né a livello costituzionale né a livello di regolamenti di Camera e Senato a che il Parlamento inizi a legiferare. Ma PDL, PD e Scelta Civica insistono: non si può parlare di commissioni se prima non si fa un governo. E non vorrei che chiedere insistentemente la istituzione delle commissioni parlamentari sia un modo pilatesco per allontanare il problema invece più grave, che è quello più importante. Esisterà un governo, ci sarà una maggioranza che lo sostiene, ci sarà un programma di governo, oppure si dovrà andare alle elezioni? Queste sono le due scelte. Anche per il Presidente del Senato, Grasso, quella di oggi non può essere considerata un'occupazione. Non si può, dice, trasformare in qualcosa di avversivo un evento partecipativo.